Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi andrò a preparare un pane al cioccolato utilizzando il lievito madre e impastato a mano. Dobbiamo preparare due impasti, uno bianco e uno al cacao e uno al cioccolato. Quindi le farine, tutti gli ingredienti andranno divisi. Quindi gli ingredienti che ci occorreranno sono 150 g di farina. Io sto utilizzando la tipo 1 Maiorca, che ha come proteine 13 e un AV di 2,70. 112 g di acqua, 3 g di sale. Ci servirà anche il lievito madre, che non vedrete qua perché sta lievitando, e ce ne serviranno 30 grammi. Questo è per fare l'impasto bianco, quindi lo ripeto: 150 grammi di farina tipo 1, 112 grammi di acqua, 3 grammi di sale e 30 grammi di lievito madre già rinfrescato. Per fare l'impasto al cacao invece ci serviranno 150 g sempre la farina tipo 1, 112 g di acqua, 3 g di sale, 10 g di cacao amaro in polvere, 50 g di gocce di cioccolato e 30 g di lievito madre già rinfrescato. Adesso andremo a preparare l'impasto quello bianco e andremo a fare un'autolisi. All'interno di una ciotola più grande vado ad inserire la farina, quindi 150 g. Con un cucchiaio la ossigeniamo, quindi la mescoliamo in modo da farla ossigenare. Bene, adesso vado ad inserire tutta l'acqua, 112 grammi, e con un cucchiaio mescoliamo. Dobbiamo far bagnare tutta la farina. Raccogliamo anche quello dei laterali. In questo modo ci vogliono pochissimi secondi. Dopo aver ottenuto questo risultato, vedete, copriamo con pellicola trasparente e facciamo riposare per 2 ore. Bene, adesso facciamo la stessa cosa con quella al cacao. Quindi all'interno di una ciotola vado ad inserire la farina, in questo caso aggiungo il cacao e con un cucchiaio andiamo a mescolare in modo da far ossigenare anche qui la farina. E adesso andiamo ad aggiungere tutta l'acqua. Con un cucchiaio mescoliamo e rispetto a quello chiaro, all'impasto chiaro, questo qua risulterà più asciutto, ma è così che dovrà essere. Quindi facciamo inglobare tutta la farina. Bene, dopo aver ottenuto questo risultato, vedete, copriamo con pellicola trasparente e facciamo riposare anche questo per 2 ore. Sono trascorse 2 ore, adesso prendiamo l'impasto quello bianco, quindi quello al cacao, lo mettiamo per un secondo da parte e andiamo a pesare 30 g di lievito madre. Questo qua già è bello e rinfrescato, ha raddoppiato in 4 ore, anzi meno di 4 ore, veramente in 3 ore. Adesso quindi vado a pesare 30 grammi.
Perfetto. E adesso con le mani lo facciamo inglobare. Bene, dopo aver lavorato per bene e aver fatto inglobare tutto il lievito madre, copriamo con pellicola trasparente e facciamo riposare per 25 minuti. Facciamo la stessa cosa con quello al cacao, quindi vado a mettere 30 grammi. E vado ad impastare. Anche questo, dopo aver impastato, copro con pellicola trasparente e attendo 25 minuti. Sono trascorsi 25 minuti, adesso è il momento di andare ad aggiungere il sale. Quindi prendiamo l'impasto bianco, mettiamo il sale e lo facciamo inglobare. Bene, una volta fatto inglobare il sale, copriamo con pellicola trasparente e attendiamo un'ora. Facciamo la stessa cosa con quello al cacao. Mi raccomando, togliamo tutto l'impasto che abbiamo nei laterali e copriamo con pellicola trasparente. In questo caso però vado a mettere giusto un goccino di acqua all'interno del sale per farlo sciogliere, proprio un po', vedete, un goccino, in modo da farlo inglobare per bene all'impasto, visto che questo al cacao è più asciutto. Quindi vado prima ad allargare l'impasto in questo modo, vedete? Dopodiché inserisco il sale all'interno. E adesso vado ad amalgamare il tutto. Bene, formo una palla e copro con pellicola trasparente e faccio riposare anche questo per un'ora. Trascorsa un'ora, dobbiamo fare la laminazione, quindi bagniamo il piano di lavoro con un pochino di acqua. Dopodiché andremo a capovolgere l'impasto
raccogliamo anche quello che è rimasto nella ciotola. E adesso ci bagniamo un pochino le mani con un po' di acqua e andiamo ad allargare l'impasto in questo modo. Anche se si buca, non vi preoccupate, non succede nulla. Bene, adesso dobbiamo andare a prendere questa parte e portarla al centro, in questo modo. Questa parte la dobbiamo sovrapporre e adesso dobbiamo andare a piegare in questo modo. Le bolle le scoppiamo. Adesso prendiamo una pirofila e la inseriamo all'interno, in questo modo. Copriamo con la pellicola trasparente e facciamo riposare per 45 minuti. Facciamo la stessa cosa con quello al cacao, quindi bagniamo leggermente il piano di lavoro, capovolgiamo l'impasto e anche qui facciamo la laminazione. Questo qua non si allargherà come quello bianco perché è più sodo l'impasto. Una volta che l'abbiamo allargato per bene, prendiamo questa parte, la portiamo al centro, questa parte la sovrapponiamo in questo modo e andiamo a richiudere. In questo modo. Anche questo qua mettiamo all'interno di una pirofila e copriamo con pellicola trasparente per 45 minuti. Sono trascorsi 45 minuti, lo riprendiamo, togliamo la pellicola trasparente. Ci bagniamo le mani con un pochino di acqua e andiamo a fare la piega. In questo modo. Anche in questo caso le bolle d'aria le scattiamo. Copriamo con pellicola trasparente e attendiamo altri 45 minuti. Per quanto riguarda invece quella a cacao, non la facciamo la piega per adesso, la faremo tra 45 minuti. Sono trascorsi di nuovo 45 minuti. Adesso dobbiamo fare la seconda piega. Ci bagniamo sempre le mani con l'acqua e facciamo la piega in questo modo.
Copriamo e attendiamo 45 minuti. Adesso facciamo la stessa cosa con quello al cacao. Quindi togliamo la pellicola trasparente. Ci bagniamo sempre le mani con un pochino di acqua e andiamo a fare la piega. Chiudiamo per bene e scattiamo, rompiamo le bolle in questo modo. Chiudiamo e anche per questo attendiamo 45 minuti. Trascorsi 45 minuti, adesso dobbiamo unire i due impasti. Quindi prendiamo prima quello bianco, bagniamo il piano di lavoro con un po' di acqua. E andiamo a capovolgere l'impasto sopra il nostro piano. Mi raccomando, l'impasto dovrà scendere solo. Bene, e accanto mettiamo quello al cacao. In questo modo. Adesso ci bagniamo le mani con un po' di acqua e allarghiamo leggermente l'impasto, prima quello bianco e poi quello al cacao. Delicatamente, mi raccomando. Adesso prendiamo l'impasto al cioccolato e lo mettiamo, lo sovrapponiamo a quello bianco. Bene, arrivati a questo punto, prendiamo le gocce di cioccolato e le mettiamo su tutta la superficie. Bene, con le mani premiamo leggermente, schiacciamo in modo da farle attaccare per bene. Ci bagniamo sempre le mani. Adesso prendiamo questa parte e la portiamo, la tiriamo tutta in questo modo. Poi prendiamo questa parte e la sovrapponiamo. E arrivati a questo punto facciamo una sorta di piega. In questo modo. La riponiamo nuovamente all'interno della pirofila. Copriamo con la pellicola trasparente e attendiamo 30-40 minuti. Sono trascorsi 30 minuti, adesso riprendiamo l'impasto e lo adagiamo sulla semola che ho già messo sul piano di lavoro. Adesso lo allarghiamo delicatamente, mi raccomando. In questo modo. E adesso andiamo a formare il pane. Però, prima di tutto, dobbiamo andare a mettere all'interno del cestino di lievitazione la semola. Quindi, adesso possiamo andare a formare il nostro pane. Prendiamo questo lato e lo portiamo al centro in questo modo e togliamo la semola in eccesso.
schiacciamo leggermente, mi raccomando. Dopodiché prendiamo questo lato e lo adagiamo sopra, ci aiutiamo con le mani in questo modo, vedete? E togliamo tutta la semola che è in eccesso. Chiudiamo la parte finale e la parte iniziale. E adesso è arrivati a questo punto, andiamo ad arrotolare il nostro impasto molto stretto, mi raccomando. Chiudiamo la parte finale pinzandolo. Anche dall'altro lato. Adesso prendiamo il cestino, capovolgiamo l'impasto e facciamo la chiusura anche sopra. In questo modo. Prendiamo la semola e la mettiamo anche sopra. In questo modo. Copriamo con la pellicola trasparente, pure con un canovaccio, e lo mettiamo in frigorifero a farlo lievitare per 14/16 ore. Poi ovviamente questo è il tempo indicativo riguardante il mio impasto, in base alla mia temperatura, eccetera. Voi regolatevi in base alle vostre temperature. Quindi vado a coprire il cestino con la pellicola. Sono trascorse 16 ore circa da quando abbiamo messo il pane all'interno del frigorifero. Adesso, prima di tirarlo fuori, dobbiamo mettere all'interno del forno una pendola in ghisa, portarla a temperatura a 220 gradi per 45 minuti. Se non avete la pendola in ghisa, potete utilizzare anche una teglia oppure la pietra refrattaria. Guardate che meraviglia, tutto realizzato a mano. Devo ringraziare Lama Bread per averlo realizzato. Guardate che meraviglia, con l'incisione del mio nome e l'incisione del mio logo. Con questo qua, questo è un taglierino, e con questo qua andrò a realizzare i disegni sui miei pani, in questo caso sul pane al cioccolato. Se siete interessati all'acquisto, riceverete in omaggio l'astuccino con all'interno questo qui, che praticamente all'interno si apre la vite e si mette la lama. Questo lo riceverete in omaggio. Quindi io vi metto sotto nell'info box il link
dello shop di Lama Bread, e se voi siete interessati dovete contattare me personalmente. Ovviamente ci sono anche altri modelli, voi andate a dare un'occhiata al sito e se siete interessati mi fate sapere. È veramente troppo troppo bello. Bene, ho tirato il pane fuori dal frigorifero. Come capiamo che è pronto, basta che appoggiamo il dito e se viene su lentamente vuol dire che è lievitato, altrimenti se viene su velocemente vuol dire che ancora ha bisogno di lievitazione. A questo punto prendiamo un foglio di carta da forno che deve essere della stessa grandezza del cestino e lo appoggiamo sopra e lo andiamo a capovolgere in questo modo. Dobbiamo andare a togliere tutta la semola umida in eccesso. Bene, dopo aver tolto tutta la semola in eccesso, cospargo il pane con della farina bianca, tolgo sempre l'eccesso e adesso con la mia lama, la mia bellissima lama, vado a creare il disegno. Vado a fare una spiga. Il taglio, quello centrale e netto, lo faccio nel momento in cui vado a prendere la pendola, quindi la pendola la dobbiamo trovare già sul piano, quindi sposto e vado a prendere la pendola. Bene, tolgo il coperchio e adesso vado a fare il taglio netto e centrale. Adesso prendo il pane, lo adagio all'interno della pentola, metto il coperchio e vado ad infornare a 220 gradi per 30 minuti, sempre forno statico. Sono trascorsi 30 minuti, adesso togliamo il coperchio e lasciamo cuocere per altri 20 minuti, sempre a 220 gradi. Sono trascorsi 20 minuti, l'ho tirato fuori dal forno, adesso lo tiro fuori dalla pentola e lo lascio raffreddare completamente. Guardate che meraviglia! Cottura perfetta, croccante, solo che brucia tantissimo, quindi lo lascio raffreddare per bene. È arrivato il momento di andare a vedere l'interno. Wow, che bello! È ancora caldo, esce ancora il fumo, io però purtroppo non riesco ad aspettare mai. La cosa giusta sarebbe aspettare che si raffredda, ma a me piace quando è caldo, mangiarlo proprio così,
quindi pazienza. Guardate, è spettacolare. Ne vado ad assaggiare un pochino. È croccantissimo. Andiamo ad assaggiare. Che buono. È mondiale, come dice mio padre, mondiale. Provatelo e fatemi sapere.